Ciao a tutti, volevo farvi vedere questa sfumatura di questo filone. Questo è un impasto che ho preparato ieri sera, questo perché oggi voglio avere il pane fresco all'ora di pranzo, quindi per le 13. Allora, ieri ho fatto il solito impasto, impastatrice, ho usato il licoli, ho fatto un misto di semola e farina tipo 1, ho fatto dei giri di pieghe slip and fold. E poi ho lasciato lievitare tutta la notte. E stamattina questo è l'impasto dopo aver fatto 2 giri di pieghe con 40 minuti pressappoco di riposo tra l'una e l'altra. Ho aspettato altri 40 minuti e adesso faccio questa sfumatura in questo modo come vi sto facendo vedere. Farò un filone un po' lunghetto perché a noi non piace molta mollica, quindi lo allungherò un pochino. Ecco qua, ho piegato, ho stretto per benino e adesso lo allungo un pochino così. Adesso posso mettere un po' di semola sia sotto che sopra. Non ho un cestino così lungo, però lo faccio lievitare direttamente dentro una teglia dove ho messo un telo che spolvero, di semola. Ok, ce l'appoggio sopra, così un pochino per traverso, lo giro, ma tanto comunque poi per infornare me lo appoggio sul braccio e lo giro con la chiusura in sotto o lo faccio rotolare, poi vediamo. Allora, vedete, lo stringo con il telo così, in questo modo, non molto, così gli lascio anche lo spazio per lievitare in altezza, non nei lati, così, e lo lascio all'incirca 2 ore. Eccolo qua, ho fatto dei tagli, il forno è a temperatura e vado. Ed ecco il filone dopo 45-50 minuti circa. Potete seguire tutti i passaggi in altre ricette che ho fatto in altri video. Questo è solo un piccolo assaggino. E dopo un'ora quando è freddo, ma insomma l'ho tagliato leggermente tiepido perché dobbiamo pranzare. Eccolo qua, io direi che è venuto benissimo. Bene, amici, ciao a tutti, ci vediamo prossimamente. Ciao!